tutti quei rifiuti che stavano al campo, accanto al campo rom, è andato in quindi ecco balla. Campo rom, masseria del Pozzo, altra discarica, questo è l'altro campo, località Schiattarella, questi due sono quelli sgomberati che poi sono defluiti qua, e qua ci sta la ex centrale turbogas che dovrebbe poi spacchettare secondo il piano di rifiuti. E questa è la famosa terra dei fuochi. Ieri è quello che è successo quando tu venissi, che vedessi milioni di tonnellate vicino al campo rom e sono andate a fuoco. E per un giorno intero abbiamo respirato veleni con tutta la nostra gente, Qualiano, Giuliana, c'è una cosa incredibile. Ci tenevo a passare da qua, dalla bellezza di Pompei alla pasta artigianale di Gragnano a Giuliano. Non è tollerabile per altri. Viva di balle, di ecoballe e di De Luca. Qua c'è gente che muore di cancro, muore di tumore, muore soffocata, quindi l'impegno dei prossimi 5 anni che ci hanno preceduto, smaltire. Riciclare quegli impianti di valorizzazione dei rifiuti che esistono in ogni altra parte d'Italia e del mondo, perché altrimenti si favorisce solo camorra e inquinamento. Questo è indegno di un paese civile nel 2020. Tutto il resto è chiacchiere, quindi laddove centrodestra e la Lega governano, immagini come queste non se ne vedono. E poi soprattutto in questo comune c'è anche l'orgoglio come Lega di presentare un candidato sindaco, perché qua non ci sono solo le ecoballe, ci sono i roghi tossici, i campi di rom, discariche. Insomma, mi sembra che qualcuno in regione abbia preso Giuliano per un'enorme discarica. Però i cittadini di Giuliano meritano attenzione, per noi non ci sono campane di serie A e campane di serie B. La soluzione pratica è un nuovo impianto, di che impianto parliamo? No, un nuovo, diversi nuovi impianti, no uno. In tutti i paesi del mondo, ma in Italia i rifiuti diventano ricchezza, energia e calore con impianti di ultima generazione, non inquinanti, nei centri storici delle città. Avviene a Copenaghen. Quale può essere lo spunto per lanciare ancora la volata a Caldoro come nuovo governatore? So, PD e 5 Stelle stanno governando insieme a Roma, lo dico perché pare che De Luca non se ne accorga e polemizza con Lazzolina. Costa non se ne accorge e polemizza con De Luca. Al governo a Roma ci sono PD e 5 Stelle, che poi sono la stessa roba, sostanzialmente. Io ricordo che stando ai numeri, e lo ribadisco, questo governo, PD e 5 Stelle, milioni di euro per le bonifiche delle terre dei fuochi. La sfortuna. Questo governo ha tolto 21 milioni di euro ai cittadini campani per le bonifiche delle terre dei fuochi. Poi, che è colpa del PD? E il PD dice che è colpa dei 5 Stelle, l'importante è che non ci vadano in mezzo ai campani. La scuola sulla questione sanitaria e la ambientale. Qua ci sono liste. Solo che io ho visitato a Caserta un'incompiuta, a Salerno un'incompiuta, decine di milioni di euro di denaro pubblico spesi dalla regione Campania senza attivare questi ospedali. E a Napoli città mi arrivano segnalazioni di condizioni in queste ore di ricovero nei corridoi. Nei corridoi. Quindi chiaro che se tu vai in televisione per mesi dichiarando guerra al mondo, i lanciafiamme, state a casa vostra, non vi vogliamo, tu stai qui, tu stai là, non fai un buon servizio alla regione Campania, me l'hanno detto gli imprenditori del turismo che ho incontrato tutt'oggi, se la regione Campania è l'immagine di uno che va a tenere a casa, non vi vogliamo, poi vai a spiegarlo ai ristoratori, agli albergatori, ai commercianti campani. Quindi senza promettere miracoli, abbiamo 5 anni di buona amministrazione, di buona e onesta amministrazione. E la scuola invece? Ci facciamo il segno della croce. Siamo a venerdì e ci sono alcuni milioni di famiglie e di studenti che non sanno che cosa li aspetta.